Ciao a tutti, sono Andrea Marzari, Digital Media Strategist di Internet Image e oggi vedremo insieme come e perché costruire una campagna all'interno della rete display di Google. La rete display di Google è un immenso oceano composto da siti web, video e applicazioni che coprono oltre il 90% degli utenti internet di tutto il mondo. Attraverso la creazione di banner grafici è possibile veicolare il nostro messaggio pubblicitario in posizionamenti e contesti particolari o in precisi segmenti di pubblico. Per posizionare i nostri annunci, la rete display sfrutta lo spazio che alcuni siti web, applicazioni e canali YouTube affittano a Google tramite il circuito Google AdSense. Gli annunci potranno essere costituiti da testo, banner grafici e banner animati, con alcune differenze nel formato nel caso scegliessimo tra annunci adattabili o set di annunci caricati manualmente. Inoltre, le campagne display sono una tipologia molto usata per fare campagne di brand awareness o di remarketing su utenti che hanno già interagito con il nostro sito. La potenza di fuoco di queste campagne infatti sta nel forte numero di impression che sono in grado di generare. Le campagne sulla rete display si sfruttano quando c'è la necessità di mostrare annunci su siti web o applicazioni che vanno incontro a determinate caratteristiche a noi favorevoli. Un esempio classico è quello di promuovere, ad esempio, scarpe da running in un sito che parla di fitness. Il formato di annunci, invece, che fa da standard in questa tipologia di campagna è quello di annunci adattabili. Vengono quindi combinate diverse creatività e diversi formati per capire poi alla fine quale performa maggiormente e ottimizzare la campagna di conseguenza. Se state ben attenti, si possono trovare questa tipologia di annunci su diversi siti blog, molte app e testate giornalistiche. Preciso però che non si trattano di quei fastidiosi pop-up che compaiono all'interno di determinati siti, ma sono annunci che si integrano all'interno della pagina e si mascherano in maniera più o meno organica anche a seconda delle creatività che andremo a impostare. Ma come ragioniamo sul targeting? Possiamo innanzitutto ragionare sulle parole chiave del sito. Ad esempio, utilizzerò la parola chiave ricette per promuovere prodotti o servizi inerenti al mondo della cucina e posizionarli all'interno di siti che parlano di ricette e termini di ricerca affini. Gli argomenti del sito poi sono simili alle parole chiave. Anche in questo caso, infatti, posizioneremo i nostri annunci su siti e canali che parlano di un determinato argomento. I segmenti di pubblico invece sono dei gruppi di persone che possiamo intercettare in base ai loro comportamenti o ai loro interessi. Per ultimo, possiamo decidere di posizionare i nostri annunci su posizionamenti specifici, come ad esempio siti editoriali di portata nazionale o testate giornalistiche. Pagheremo in ogni caso, al di là del metodo di targeting, per click sull'annuncio o per visualizzazione. Possiamo inoltre specificare chi è il nostro targeting di riferimento attraverso il sesso, l'età, la geografia, l'ora del giorno in cui verranno pubblicati gli annunci, lo stato parentale e il reddito, anche se quest'ultima funzione non è a disposizione per il mercato europeo. Ma dove possiamo posizionare la nostra campagna display all'interno del customer journey di un utente? Beh, il bello della display è che possiamo utilizzarla in qualsiasi punto del funnel. Infatti le campagne display possono essere utilizzate subito nella parte alta del funnel per attirare e creare interesse sul prodotto o servizio, mentre le campagne search, dall'altro lato, dovranno probabilmente intervenire negli step intermedi più legati ad una ricerca specifica. In ogni caso, dall'alto al basso possiamo ragionare per traffic ed engagement per poi iniziare a profilare il nostro target e mantenere solo quelle visite qualificate che ci interessano per poi portarle alla conversione. Poco fa abbiamo parlato dei segmenti di pubblico, ovvero dei cluster di utenti che ci aiutano a capire in che modo indirizzare la nostra campagna. Abbiamo visto appunto come definire chi è il nostro target e possiamo passare a vedere quali sono i suoi interessi e le sue abitudini. In questo senso, i segmenti di pubblico per affinità sono utili per raggiungere audience potenzialmente interessate, ma che non hanno ancora razionalizzato la loro necessità. Con i segmenti di pubblico per intenzione, invece, possiamo raggiungere audience che hanno già compiuto ricerche e percorsi di navigazione che attestano il loro interesse per quello che stiamo effettivamente promuovendo. Possiamo infine raggiungere, attraverso i segmenti di remarketing, tutte quelle persone che hanno compiuto una determinata azione all'interno del nostro sito web, andando ad occupare così anche la parte più bassa del funnel, ovvero quella legata alla conversione. Ma vediamo ora direttamente sulla piattaforma come si costruisce una campagna display. Creare una campagna display è molto semplice. Una volta settato il vostro account ed essere entrati all'interno del sistema di creazione della campagna display, vi basterà settare la località di vostro interesse, settare
una lingua o più lingue in base al target del vostro annuncio. Potrete poi settare un'offerta e quindi decidere se massimizzare la vostra campagna per conversioni, come vi suggerisce Google in questo caso, oppure selezionare una strategia d'offerta alternativa tra quelle disponibili. Potrete poi impostare il budget giornaliero della vostra campagna e passare infine a tutte quelle impostazioni aggiuntive, come ad esempio la data di inizio e di fine o la pianificazione degli annunci. Una volta settate queste prime impostazioni, passerete alla creazione dei segmenti di pubblico, come abbiamo accennato poco fa nelle slide. Una volta scelto il vostro target di riferimento, passerete poi alla creazione degli annunci. In questo caso parleremo degli annunci adattabili, che non sono altro che l'annuncio standard di default con il quale Google vi fa partire. Dovete impostare l'indirizzo della vostra campagna, quindi l'URL della landing page o del sito web, impostare poi le immagini e i loghi. Per loghi si intende il logo della vostra attività. Per poi passare alla creazione delle immagini, Google vuole due tipi di formati di immagini, un formato quadrato e un formato orizzontale. All'interno comunque troverete tutte le specifiche per un caricamento ottimale. Vi consiglio di sempre di seguire le linee guida di Google, come che in questo caso prevedono la creazione di almeno 15 immagini per ogni set di annuncio. Per terminare poi la creatività, potrete poi inserire un video seguendo sempre le linee guida che vi fornisce Google. Passiamo poi alla creazione dei titoli e delle descrizioni che serviranno poi a comporre il nostro annuncio. In questo caso il titolo dovrà avere fino a 30 caratteri e Google vi suggerisce di aggiungere fino a 5 titoli. Come sempre, ascoltate sempre Google, perché in questa maniera il sistema riuscirà ad ottimizzare al meglio la vostra campagna. Dovrete infine aggiungere delle descrizioni fino a 90 caratteri per un massimo di 5 descrizioni. Qui a destra potrete sempre controllare in qualsiasi momento degli esempi dei formati principali degli annunci che andrete a impostare. Una volta settati tutti questi parametri, potrete poi cliccare sul pulsante blu crea campagna per far partire effettivamente la vostra campagna display. Sebbene una non escluda l'altra, le campagne sulla rete di ricerca e le campagne sulla rete display hanno delle differenze sostanziali. Innanzitutto sulla rete di ricerca troviamo solitamente dei CPC e dei CTR elevati. Questo perché l'interesse dell'utente è molto più forte e la quantità di posizioni disponibili nella fascia alta sono limitate a 4. Sulla rete display invece il CPC e il CTR sono bassi, perché parliamo di posizionamenti molto più ampi rispetto a quelli di una search. Inoltre, sulla rete di ricerca solitamente l'utente manifesta una richiesta rispetto a qualcosa che solitamente Google deve risolvere. L'intento di conversione su un annuncio di ricerca sarà sicuramente più elevato rispetto all'annuncio display. Per questo motivo possiamo infine aspettarci anche un costo di conversione maggiore sulla campagna di ricerca rispetto a quello sulla rete display. Spero di aver fatto chiarezza magari su alcuni dubbi inerenti alla rete display. Noi ci vediamo la settimana prossima, dove parleremo dell'ultima tipologia di campagne Google, ovvero le campagne Google Shopping. Vi aspetto!